Venditalia 2014 riserva la sorpresa di incontrare degli amici vecchi, qualcuno nuovo, qualcuno che conosciamo e poi col quale approfondiamo temi, discorsi e quant'altro. È l'occasione propizia per riuscire ad intervistare Vincenzo Niccoli. Alla sua seconda intervista, la prima è stata cartacea, la seconda è quella in video ed è quella che stabilisce e presenta ufficialmente il tuo nuovo ruolo con un nuovo marchio. Ci troviamo allo stand della Caffè Toscano, proprietaria del marchio Grillo Pods, e siamo con Vincenzo Niccoli, che è il nuovo direttore commerciale, Riccardo Grillo, che abbiamo già incontrato a Catania, e infine Andrea Grillo, che è il fratello di Riccardo ed è anche il direttore di produzione. Buongiorno a tutti e tre, fra poco vi do il microfono, avrete modo di salutare direttamente gli amici di VenninTV.it, ma è mio dovere capire e carpire come mai tu ti trovi qui dopo quasi un ventennio con la Spinel. Buongiorno a tutti, innanzitutto volevo salutare gli amici di Vending News, e poi perché è giusto, è arrivato a un punto della vita, insomma è giusto che un dirigente scelga, cioè si rimetta in gioco, guardi al futuro a una nuova sfida. Dopo quasi un quarto di secolo, mi pesa dirlo perché vuol dire che ho qualche anno in più del normale, cioè ormai sono avanti con gli anni, però era giusto fare un passo del genere in questo momento in particolare, il momento giusto, maturato il periodo giusto, l'opportunità che mi si è presentata è stata per me molto stimolante. La famiglia Grillo, che è proprietaria del marchio toscano, come vedete, del marchio Espresso e quant'altro, mi ha dato l'opportunità di rimettermi in gioco e di ricostruire, di mettere le mie mani, insomma, su questa nuova avventura, di fare cose nuove. E allora, Vincenzo, hai detto a te stesso, dopo 20 anni, 25 anni di vending in un settore, quasi quasi sarei molto volentieri stimolato se ci fosse qualche altra proposta. Ti sei casualmente incontrato con la famiglia Grillo, immagino nella persona di Riccardo, che ha individuato in Vincenzo che cosa? Con Vincenzo abbiamo un rapporto ormai da anni consolidato di amicizia e anche un rapporto professionale. Al momento in cui ci sono stati la richiesta di nuovi stimoli da parte di Vincenzo, io mi sono subito fatto avanti, in quanto la nostra azienda è un'azienda nuova nel settore, un'azienda in forte crescita che necessitava la presenza di un personaggio di peso come lui. Di conseguenza lui ha sposato la nostra causa, ha creduto nel nostro prodotto, nella nostra azienda, nella nostra possibilità di innovazione, come abbiamo dimostrato negli anni, e di conseguenza abbiamo creato questo connubio che fino ad oggi sembra molto molto interessante. I risultati stanno già arrivando e di conseguenza ci impegniamo nei prossimi giorni e mesi a seguire per riuscire a accontentare l'innumerevole parco clienti che ci sta guardando con interesse. Perché di fatto voi siete non dei nuovi player, ma diciamo che fino ad oggi eravate localizzati a macchia di leopardo sul territorio. E questa vostra politica è stata premiata anche e soprattutto dalla qualità del prodotto che voi andate a realizzare. Il direttore della produzione è Andrea, tuo fratello, Andrea Grillo, che è un volto nuovo per gli amici di Vending TV. Il nome, il cognome l'abbiamo appena detto. Aggiustati la cravatta, fai un sorriso e di pure qual è la tua funzione. Presentati. Buongiorno a tutti gli amici di Vending News. La mia funzione all'interno dell'azienda Grillo Pod è appunto la direzione di stabilimento, ossia tutto ciò che riguarda la produzione, la logistica, la gestione degli ordini e appunto tutta la fase appunto di spedizioni e anche appunto anche di qualità del prodotto.
Come ha detto, come abbiamo appena detto, Caffè Toscano, un marchio dedicato appunto al mondo del vending, e il nostro valore aggiunto che cerchiamo di dare è appunto proprio la qualità. Un prodotto cerchiamo di portare nelle macchinette dedicate al mondo CS e distributori un caffè che sia non solo appunto anche da bar, diciamo, un caffè appunto di qualità. E vediamo che stiamo appunto avendo i giusti risultati. Io mi permetto di aggiungere, perché lui, direttore di produzione, un po' preso dall'emozione davanti al microfono e alle telecamere per la prima volta, non ha detto: voi fate la tostatura lenta. Certo, noi tostiamo in modo, diciamo, tradizionale, tostatura lenta, e questo appunto crediamo sia un grande valore aggiunto per la qualità dei nostri prodotti. Ricordiamo che la tostatura lenta esalta una serie di caratteristiche del caffè, lascia intatte alcune proprietà, addirittura in alcuni casi nella distribuzione automatica si va a ridurre la dose per una consumazione di prodotto, perché gli zuccheri che vengono mantenuti all'interno fanno in modo che il prodotto sia ancora più ricco. Mi sono sbagliato? Perfetto, è la nostra idea, e lo stiamo testando con ottimo successo sui distributori. Abbiamo mediamente un 10% a Starbucks di battute in più, di conseguenza questo ci consente di uscire con prezzi abbastanza aggressivi, però a battuta siamo competitivissimi, quindi ci dà l'opportunità di rivolgersi anche alle aziende più grandi e consolidate sul territorio nazionale, che prevalentemente chiedono prezzi molto competitivi, però siamo in chiave, quindi siamo pronti ad accontentarli con il nostro prodotto. Una delle vostre caratteristiche per questa nuova versione del Caffè Toscano è la copertura territoriale. Siete molto capillari in termini di distribuzione, siete presenti ormai praticamente su tutto il territorio nazionale. Ebbene, cosa dobbiamo aspettarci? Un esercito di agenti che in modo compito e professionale riesce a proporre e seguire tutti i clienti della filiera? Il mio modo di lavorare è questo. Mi piace dire che la mia squadra commerciale è sempre molto vasta innanzitutto, e poi capillare. È già pronta, nel senso che siamo già operativi, siamo già in 12 agenti operativi in Italia, arriveremo a 14 perché alcune zone vanno sistemate. L'intento è sempre quello, il mio modo di lavorare è quello: capillarità sul settore, adesso nelle varie zone, cliente seguito da vicino, supportato sempre e comunque. Come spiegato in alcune interviste, mi piace gestire direttamente la mia squadra commerciale, io non ho area manager, perché mi piace affiancarli, andare sul cliente, cioè che loro siano vicini e che io vicino a loro, e quindi il cliente va coccolato, va seguito e va supportato, perché il caffè, come tutte le altre cose, può avere dei problemi, o ci possono essere delle cose non vanno, e noi dobbiamo essere in grado di risolverle in modo tempestivo. Sempre, perché il caffè è la base per le gestioni, e dargli difficoltà e non riuscire a risolverle vuol dire metterli in difficoltà. Bene, e allora noi nel frattempo ti auguriamo buona fortuna, facciamo in modo che anche loro possano memorizzare questo trittico fatto di nuovo e professionale. Vincenzo Niccoli, Riccardo Grillo, Andrea Grillo, salutate pure uno alla volta gli amici di VendingTV.it. Buongiorno a tutti, grazie di averci visto e speriamo di rivederci presto. Buongiorno Vending News, noi saremo sempre qua pronti ad accogliervi alle fiere, ma anche successivamente con la nostra nuova squadra commerciale. Io saluto tutti e vi rimando alla prossima, a questo punto, intervista, visto ormai la nostra cadenza di interviste è abbastanza serrata. Noi cercheremo in ogni caso di seguire il percorso di Caffè Toscano, dapprima con una visita allo stabilimento, se richiesto, nel breve,
vi invito già ufficialmente a venirci a trovare per farvi vedere assolutamente, conoscere il nostro stabilimento, come si è rinnovato, le novità, dove siamo, cioè, insomma, tutta la nuova struttura, le nuove macchine in arrivo, tra un mesetto avremo già nuove macchine, quindi ti invito ufficialmente, invito tutti gli amici Vendinews a venirci a trovare da noi a Livorno. Bene, e noi naturalmente andremo a trovarli con piacere, anche e soprattutto per documentare con le nostre telecamere questo famoso sistema della cottura lenta. Ci sono molte torrefazioni che ne parlano, sono pochissime quelle che poi riescono a realizzarla davvero. Noi ve ne daremo prova documentale televisiva appena poi riusciremo ad andare a trovarli. Grazie ancora, vi seguiremo a distanza, quindi comportatevi benissimo, andate come dire, rigate dritto. Siamo dritto sicuramente, e questo è il nostro intento. Bene, grazie a voi, noi nel frattempo continuiamo per andare a scoprire altre novità di questo Venditalia 2014. Per il momento è tutto, Fabio Russo per VendingTV.it qui allo stand del Caffè Toscano.